chiaro, potete partire, altrimenti rimanete bloccati ai vostri posti, perché il vialone è abbastanza lungo ma non è larghissimo, quindi eccola la partenza, piano piano piano, piano piano piano, piano piano piano, 218 di voi alla partenza, divertitevi. Anche Martellotta con il piede rotto vuol partecipare? Si prova a fare la passeggiatina. Allora la strada deve essere libera perché tra non molto ripasseranno, quindi liberiamo la strada, questo è fondamentale. Attenzione, attenzione, c'è Benjamin, Adugnas, poi D'Andrea, Caporale, Pucci e via via tutti gli altri per questo passaggio. 1:30 di gara, il primo passaggio. Vediamo anche la prima donna a transitare, Martina Del Rosso, poi anche la seconda donna, c'è Barbara Spadaccini. E transitano via via i 218 del plotone qui presente a Rio del Sangro, salita, discesa, però devo dire clima ideale per correre con il giusto freschetto e poi meno male non sta piovendo, insomma questa è una cosa fondamentale per tutti loro, per questo serpentone, vai Amedeo, per questo serpentone che si trova qui. Alcuni di loro hanno fatto anche un bel po' di chilometri per essere presenti a Rio del Sangro in una gara storica nata nel 1974 e ancora oggi per la 12ª edizione in vita, il trofeo Arvier. Bravi ragazzi, 218 alla partenza. Vi ricordo che nel 2011, quando ha ripreso la gara, l'organizzazione ha contato 44 iscritti, nel 2012 126, nel 2013 144 e oggi 218, quindi una ascesa senz'altro molto evidente. Bravi ragazzi! Arrivano! Liberate la strada, liberate, liberate la strada! Se n'è andato Adugna? Mamma mia! E poi tre all'inseguimento. D'Andrea, 428, il 303 è Pucci e il 250 è Caporale. Insomma sono già abbastanza allungati con il primo Benjamin Adugna che ha inteso imprimere subito un ritmo forsennato alla gara. D'altronde il suo stile, lo stile africano, quello di Benjamin Adugna, atleta dell'Etiopia ma ormai italiano, che fa sempre questo tipo di tattica e evidentemente molte volte ci indovina. Prima donna che transita in questo momento con il numero 307 c'è Martina Del Rosso. Transita lei, poi transitano man mano tutti gli altri. Il nostro cronometro dice che siamo arrivati quasi a 5 minuti di gara. Quasi 5 minuti di gara per questo passaggio.
che li vedremo all'arrivo. Lidia Scena, Barbara Spadaccini, insomma, adesso cominciano a transitare tutte quante le donne di punta per accaparrarsi man mano le posizioni di classifica, ma la gara naturalmente è ancora lunga, quasi 8 km, inevitabilmente con salite e discese impegnerà tanto i loro muscoli. Bravi, state colorando con le vostre divise sociali i viali principali di Rojo del Sangro e state in qualche maniera aiutando Rojo del Sangro a riverdire i vecchi passi di questa gara del trofeo Arbie, che vi ricordiamo nei primi due anni di vita, 74-75, è stata vinta da un grandissimo campione dell'atletica italiana come Paolo Accaputo, uno dei maratoneti più forti che la nazionale italiana abbia mai avuto negli anni 70 e anche un po' degli anni 80. Quindi cominciava da qui a vincere, da Rojo del Sangro, dove ci troviamo oggi in questo momento. Oltre alla mia voce, se potete e se volete, potete anche applaudire, non è che ai ragazzi, agli atleti in generale non dispiace sentire il vostro eccitamento, anche se per loro questa, se vogliamo, è una fase quasi di riscaldamento, considerando che sono trascorsi 6 minuti e 40 dall'inizio della gara. Vai Milva, arrivano e bastano tutti. Vai Dante. Ma si potrebbe dire vai Milva, vai Dante, vai Enzo, vai Laura, vai Gloria, insomma qui sono tutti amici nel mondo del buddismo, nel mondo del nostro Corri l'Abruzzo edizione 2014. Arrivano per il transito, vai Graziella, ciao cara, forza, bravi per tutti. Tra qualche attimo procederemo anche con le premiazioni delle categorie giovanili. Forza ragazzi, state transitando ancora, quindi mi raccomando liberate la sede stradale finché ci sono atleti in transito, massimo rispetto per tutti quanti, liberate la sede stradale, fate attenzione agli attraversamenti, grazie. Forza ragazzi. No, Pietro! No, lui parla dopo.